faccio, non ho mai pentito. Aprendo di più al turismo, sicuramente tutti i bar, ristoranti, alberghi si riempiranno e questo porta ricchezza alla regione. Lo capisce pure un bambino. Finito adesso, diciamo, si va in ferie. Riportiamo, come dire, i panni sporchi a casa. Per quello andiamo un po' più carico. Speriamo di fare almeno una settimana, tanto io quando ero in Svizzera ne facevo 5 settimane, adesso qui ne facciamo appena 2, credo. Perché... Ma ancora troppo? No, per me non è un problema. Io ho sempre lavorato, è 50 anni che lavoro, figurati. Perché di fame si muore, poi Crozza mi ha imitato. Con Cairo così lo sostituisco io, visto che ormai per strada tutti mi chiamano Crozza e io ho detto guarda che io non sono Crozza, sono l'originale, e allora magari se mi dà un buon contratto lascio il Senato e vado a lavorare alla 7. È il loro benessere psicofisico, che essi non patiscono turbe di carattere psicofisico tali da menomenarne la personalità nel loro normale iter di crescita? Io dico di no. No, io sono una formica piccola, però mi adeguo a tutte le esigenze, sono lì per lavorare. Però sono anche favorevole al dialogo. Io penso che bisogna dialogare e parlare con il presidente della Kim Jong-un e sicuramente anche col presidente Trump. Ho dato la mia disponibilità di rappresentare eventualmente l'Italia o addirittura gli Stati Uniti d'America per un messaggio di pace e di dialogo con Kim Jong-un, sono allora completamente a disposizione, altrimenti io vado tranquillamente, vado per mio conto, ma non posso parlare di altro. Ha detto scherzosamente fatti i cazzi tuoi, no? Ma mancherebbe, siccome ha ricevuto la mia maglietta, allora lo dice scherzosamente, no? Mi sento in forma, mi sento giovane proprio di lavorare ancora per il bene degli italiani. No, questo non credo. Famoso, caro amico, te lo dico da amico, e fatti i cazzi tuoi.